Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio del podcast in compagnia di Francesco Maggio, vincitore morale del nazionale croato, in quanto è arrivato secondo, però primo tra gli italiani. Ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Juxtore, il mio sponsor dove potete acquistare prodotto coreano. Vi lascio il mio referral link e un piccolo codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Wheel e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, facciamo entrare l'ospite. Ciao a tutti, sono Francesco, ho 22 anni, vengo da Pisa. Sono qua per parlarvi dell'esperienza che ho fatto questo weekend in Croazia, in cui sono andato al nazionale. Una cosa non ho capito, ma te fai parte del team Slifer Rosso? Sì. Ok, sì, bene, almeno so cosa scrivere nel titolo e come fare più use. Prima domanda, come è andato l'evento? Cioè, su quello è abbastanza palese, sei arrivato secondo, ok, ma cosa hai trovato? Cosa hai beccato? Allora, faccio un breve report, magari, se sì, si viva. Eravamo 192, c'erano 8 turni di Svizzera e c'era la top 16. Il risultato, diciamo, minimo per passare era 6-2, anche se molti 6-2 poi non sono entrati e quindi bisognava fare almeno 6-1-1 oppure 7-1. Quindi allora sono andato al primo round, ho preso Dragon Link, ho giocato Kashtira in quanto lo ritenevo il mazzo più forte, più malleabile per un evento del genere. Avrei voluto davvero giocare Pureli, pure Sprite, che sono due mazzi che ho adorato, e Pureli è quello che probabilmente ho provato di più, mentre Sprite era quello che mi piaceva di più. Solo che arrivato una settimana prima ero ancora davvero tanto indeciso e c'è il sommo Matteo Temura che mi ha convinto alla fine a giocare Kashtira, in realtà il suo Kashtira, quindi mi ha prestato il mazzo. Ho fatto, diciamo, quella settimana prima di prova per il mazzo. Comunque mi sono reso conto che concordavo con lui nel fatto che un mazzo del genere fosse la migliore pick per un evento del genere, e quindi alla fine ho portato quello. Allora, il primo round ho beccato Dragon Link, che è anche un buon matchup. Sono andato secondo, però sono riuscito a sfondare il suo board al game 1, mentre il game 2 ha bricato sfortunatamente, quindi è un match abbastanza facile per questo, sotto questo punto di vista. Dragon Link con i Bestial? Giocava dei Bestial, penso, di main. Cioè, di solito Dragon Link gioca un paio di Bestial, giocava di certo Lubellion e Saron, okay, li giocava per la combo, e non so se ne ho visti altri, non ricordo. Però sicuramente almeno quelli c'erano. Secondo round ho preso un Naturia, un mazzo stranissimo che non conoscevo assolutamente, Naturia Vernusylph, che giocava tante carte che, di cui io avevo a malapena l'esistenza, tipo dei Naturia che parano gli attacchi o le special summon. Alla fine ho vinto, però è stata una cosa molto strana, perché in certi momenti ho davvero avuto paura di non avere la partita sotto controllo. Al terzo round invece ho preso Super Heavy Samurai. Questa partita è stata un po' particolare perché mi sono preso Nibiru sia game 1 che game 2. Game 1 sono andato per game e mi sono preso Nibiru. Tante ciò poi ho vinto perché avevo talent, infatti avevo committato per quello, mentre game 2 ho perso prendendomi Nibiru, e game 3 siamo andati un pochino al grind e alla fine ho vinto soprattutto grazie alle nave di Lockare, perché in una situazione cruciale ho usato Big Bang, l'ho lasciato con un solo mostro nel campo quando aveva finito gli Scarecrow, e poi con nave sul campo ho lockato l'ultima zona Pendulum e quindi lui non aveva più giocate. Quindi sul 3-0 ho preso Matmatch, questo è stato l'unico match che ho perso. Ho chiesto quante carte giocasse, ne giocava 43, ho visto che non mi fermava nelle fasi iniziali della combo, quindi sono andato per la lock e mi sono preso Nibiru, era effettivamente Matmatch a 43, io pensavo fosse Despia, e ho perso comunque questo modo G1. G2 ho vinto andando primo, mentre G3 andava lui, e sono partito con 5 Entrap, ho pescato la stessa Entrap come carta di turno, quindi ho perso in questo modo. Però questa è stata l'unica beccata che ho fatto in tutto il torneo, quindi ero 3-1. A questo punto ho preso un altro Matmatch, anche questo è stato un game ho perso il dado e sono stato perso dalla sua combo G1. G2 ho vinto grazie a Shift, cioè ho vinto partendo insieme a Shifter, quindi praticamente infermabile per Matmatch, mentre G3 è stato un bel game abbastanza back and forth e alla fine l'ho scampato. Sul 4-1 ho beccato Eldritch che G1 avrei perso perché è partito con Gozen Match, però a un certo punto è stato un po' grigio, ha deciso di andare per la combo TK con due Eldritch. Io avevo un gamma in mano che non facevo di niente e gliel'ho tirato su Eldritch da cimitero, lui si è arrivato Gozen, quindi poi ho avuto il gioco al mio turno e ho vinto, e anche G2 ho vinto grazie ai Cosmic Travel Design. Sul 5-1 ho preso Kashtira, che in cui ho vinto grazie vedendo Spolverino a G1, perché avevo perso il dado però avevo Spolverino. Per G2 non ricordo bene come è andato, probabilmente mi ha mandato primo e alla fine l'ho scampato. Primo round ero sul 6-1, ho preso un altro Kashtira, anche questo è stato un bel match, molto back and forth, ho vinto grazie a talent soprattutto, carta fondamentale nel mirror, e anche perché lui al game 1 mi ha alloccato una zona pendulum pensando fosse super heavy, perché altrimenti avrei dovuto farmi magari la full lock in questo
probabilmente avrei perso. Quindi rientro in top 16 come quinto. Top 16 ho preso come primo match Labyrinth. Il G1 è stato molto fortunato perché ho giocato uno spolverino per raggiungerlo di trust, però ho pescato spolverino subito. È stato fortissimo contro questo Labyrinth che non era con le Furniture, tra l'altro. Aveva le Floodgate, quindi uno spolverino è bastato praticamente. E poi ho vinto il match più avanti. Top 8 ho preso Kashkira. Anche questo game è stato abbastanza divertente, però anche qui grazie a Talent. E poi a un certo punto sono riuscito a lockare un altro game, non ricordo precisamente, però comunque alla fine l'ho scampata. Game della top 4, quello è stato molto combattuto. Ci siamo ritrovati in molti momenti a essere, diciamo, entrambi in situazioni difficili. È stato un game molto, molto divertente, molto bello, e anche questo alla fine sono riuscito a vincerlo. In finale sono andato contro Labyrinth con le Furniture. Ho vinto il G1, prendo veramente molto bene, mentre a G2 e G3 diciamo che la stanchezza si è fatta un po' sentire, ho fatto un pochino di errori di calcolo, anche se probabilmente entrambi i game, anche riguardandoli adesso, direi che li avrei persi comunque, pur giocando bene, perché comunque mi stava sopra in quei game state. Però comunque mi è dispiaciuto un po' non giocare la finale come avrei voluto, però comunque considerando che, ecco, una parte principale che volevo citare era che il torneo si è svolto tutto durante un giorno, quindi praticamente ho giocato dalle 11 qualcosa la mattina fino a mezzanotte, e non c'è stato un minimo di riposo per mangiare, cioè c'è stata una pausa pranzo che è durata 20 minuti in cui non ho nemmeno mangiato, quindi praticamente sono andata dalla mattina fino alla sera, e alla fine la stanchezza si è fatta un po' sentire. Come considerazioni finali devo dire che, cioè, per quanto possa dispiacermi di aver perso in finale, comunque è una cosa che secondo me ci sta, anche perché Labyrinth è un brutto matchup per il mazzo, il mio avversario era molto bravo, e non posso nemmeno dire di aver giocato perfetto come avrei voluto quei game, quindi secondo me è più che giusto comunque, e sicuramente se l'è meritata. Passando oltre adesso, di premio, cosa ti hanno dato? Allora, come premi ho ricevuto, vabbè, il classico tappetino e bustine per la top 16, in realtà per la top 32, e poi ho vinto, vabbè, il trofeo con scritto finalist e la Nintendo Switch. Ok, quanto vuoi per la Switch? Non credo di venderla. Vabbè. Ci ho provato. No, mi dispiace perché, cavolo, per una partita non ti sei preso quel mosto di merda normale super che sta come minimo a 1000 euro. Sì, purtroppo l'avrei voluto anch'io, e inoltre vincendo l'ultima partita avrei anche avuto l'accommodation all'europeo, però purtroppo è andata così, che ci posso fare? Sarà un modo per spronarmi a fare meglio la prossima volta. L'accommodation sarebbe? Cioè, sarebbe, se non ho capito male, sarebbe vitto alloggio pagato all'europeo a Utrecht. Cazzo. Saranno a luglio, mi sembra. Allora, per quanto riguarda invece i mazzi che c'erano all'evento, qual era la parte predominante e cosa c'era di meno? Prima. Allora, sicuramente il mazzo più diffuso era Kashkira. Questo perché probabilmente molte persone come me hanno fatto il ragionamento che era il mazzo più sicuro da portare a un evento simile. Non c'erano tanti samurai quanto ci si sarebbe aspettato, e c'erano invece più pureli di quanti ci sarebbe aspettato. Infatti noi che abbiamo preparato questo evento avevamo pensato a pureli come un mazzo che non era probabilmente molto diffuso, mentre invece ce ne sono stati più di quanti ce ne aspettassimo. Io non ne ho presi, per esempio, però molti i ragazzi che hanno fatto il viaggio con me mi hanno detto che ne hanno presi anche più di uno in Svizzera. Di certo ci saremmo aspettati più super heavy, mentre ce ne sono stati pochi in generale. Per il resto Matmech e Kashkira hanno fatto la loro parte. Ho visto anche un bel po' di Despi a giro, però io non ne ho presi, quindi anche questi, diciamo, nella media. No, perché mi ha fatto strano che prima dicevi che hai beccato Eldritch tipo al quarto turno e tipo Naturia, allora, puro. Ho preso un Eldritch e quella era una cosa abbastanza strana, però diciamo che c'è sempre quel paio di persone che giocano a mazzi Floodgate come Eldritch, quindi non ti direi che era una cosa diffusa. Ecco, magari Labyrinth un po' di più, perché comunque Labyrinth è un mazzo abbastanza forte e competitivo, ha un bel matchup contro Kashkira, quindi è anche una pick valida per un evento del genere, mentre magari Eldritch è una cosa un pochino più fortuita, diciamo, prendere Eldritch, specialmente mi sembra di averlo preso sul 4-1. No, perché parlando con Filippo mi ha detto che quando lui si è iscritto, lui e penso un altro sempre del team, erano i primi samurai, c'erano già 190 persone davanti, quindi No, non c'erano, diciamo che sì, quando noi ci siamo iscritti loro due erano i due primi samurai che hanno segnato sulla lista, però cioè, non eravamo ultimi quindi il samurai dopo si è iscritto comunque. Però comunque davvero c'erano pochi samurai, per fare due somme su 190 io ti direi che non erano più di 15. Cazzo, non pensavo. Più che altro perché sembrava il mazzo nuovo del meta. Anche noi ce ne saremmo aspettati di più, però
effettivamente come biasimarli. Comunque anche io non mi sarei sentito sicuro a giocare Samurai, sicuramente Castilla ti dà più sicurezza. Ma perché pensavate che più relic ce ne fossero così pochi? Abbiamo pensato a pure lì come un mazzo non molto portato, perché diciamo come pensiero generale abbiamo pensato che qualcuno che si volesse catapultare sui mazzi nuovi preferisse Samurai. Poi c'è anche il fattore costo, perché pure li costa davvero tanto, e anche il fatto che magari molte persone non si sentono sicure a un game plan come quello di Pureli, che si basa magari un po' su una torre e che cioè, diciamo è un po' più particolare di rispetto ad altri mazzi, e pensavamo che molti non si sarebbero fidati di portare un mazzo simile a un evento. Adesso un attimo, prima di andare avanti con le domande, vorrei vedere un attimo la decklist che hai portato e sapere effettivamente sì. Se è una decklist standard o c'era qualche touch particolare e se c'è qualcosa che cambieresti nel pratico. Per quanto riguarda la decklist, diciamo che una scelta che ho fatto è di non giocare troll di main. Questo è stato principalmente perché ritenevo il matchup contro Samurai molto positivo e Droll non è fortissima contro il resto del meta a parte Samurai, quindi ho preferito rilegare Droll alla side e piuttosto mantenere soltanto Shifter come blowout, diciamo, come entra a patto impatto che altro contro Samurai. Come altri entra ho giocato invece Gamma in Perma, che sono le più... Allora, in Perma è un discorso a parte perché è la più, diciamo, malleabile, quella che puoi utilizzare in più situazioni e che ti fa uscire davvero da tanti problemi. Gamma è una sicurezza, in quanto andando seconda è una entra sicuramente fortissima, e anche andando primo noi abbiamo molti spot in cui è possibile prendersi soprattutto Droll e quindi punire l'avversario. Ho scelto poi di giocare tante talent, infatti ho giocato 3 talent, come vediamo 3 talent e 2 trust, quanto è una carta fortissima sicuramente andando primo, e manca andando secondo per smontare qualsiasi tipo di board, e sono delle carte fondamentali nel mirror match. Infatti non ho giocato nemmeno alcun tipo di book tra main e side, volevo avere un edge nel mirror match giocando appunto questi talent. Insieme a Trust ho giocato anche Spolverino per semplificarmi appunto alcuni matchup che mi aspettavo, come Labyrinth. Come ho detto, Labyrinth è un matchup decisamente negativo per il mazzo, e quindi volevo avere qualche cosa che mi desse un edge in caso ci fosse necessità. E inoltre ho giocato anche un Pancratops di main, che è una scelta abbastanza insolita, però Pancratops la ritengo comunque una carta generalmente troppo forte per ignorarla, e in questo mazzo, essendo comunque livello 7, è anche molto molto congrua. Altra scelta magari che non tutti farebbero con questo mazzo è giocare un Rysart, però diciamo il ragazzo che mi ha dato il mazzo, Matte, lui da un po' di tempo gioca un Rysart, mi ha convinto diciamo in questa filosofia, considerando che Rysart è comunque una carta che la maggior parte delle volte vuoi cercare e raramente si sente la necessità del secondo. Ad esempio una volta nel torneo avrei voluto avere il secondo in realtà, però comunque non direi che metterei il secondo, perché quegli spazi che sono riuscito a dedicare alle carte invece non engine sono più cruciali secondo me. Ho rilegato poi Ash, Droll e Belle nella side, in quanto sono entrap sicuramente fortissime, però però sono più rilegate appunto a determinati matchup, e ho preferito avere un main più generico e una side invece appunto più specifica in modo da aggiustarmela meglio. Allo stesso modo nello side ho Herald of the Abyss, Barrier e Appointer, che sono le carte, sono le mono appunto che funzionano insieme a Trust. Herald of the Abyss comunque rispetta pure lì. Beh, ero molto indeciso, questa forse è la mia decisione più grande, se giocarla di main invece di Pancratops, però coerentemente con quello che ho detto prima non mi aspettavo così tanti Pureli, ho preferito giocare Pancratops di main e rischiarmi magari il G1 contro Pureli, per invece una carta come Pancratops che è genericamente davvero. Abbiamo poi Barrier e Appointer, perché cioè, non hanno bisogno di spiegazioni. Barrier è molto forte anche in mirror, quando vado secondo la fiddavo, perché comunque avendo Barrier sotto nel mirror tu sei sicuro che le loro giocate sono limitate, per quanto comunque possono calarti mostri grossi di main. Tu puoi dire di avere la partita sotto controllo, in quanto non possono avere un edge particolare evocando i mostri da extra, che sono quelli che davvero decidono. E a Pointer, vabbè, genericamente la migliore carta andando primo, l'End Knowledge è troppo forte. E i tre Cosmic invece sono una carta fortissima contro, vabbè, ovviamente qualsiasi tipo di trap deck e varie, ma anche andando primo contro quasi tutti i mazzi del meta, in quanto c'è sempre uno spot in cui è forte tirarlo, e davvero questo non rimpiango assolutamente averli giocati. Anche per quanto riguarda l'extra, che è molto standard, non avrei niente di particolare. Ecco, qui probabilmente farei un cambio, giocherei probabilmente il secondo Big Eye invece di Dracossack. Giocare un Big Eye, diciamo, non ti fa rispettare granché il mirror, in quanto è sicuro che uno te lo levano, e quindi hai un tool in meno nel momento in cui vai a giocare la partita. Dracossack, d'altro caso, tanto è teoricamente un out a skill drain, però diciamo che se un mazzo trappola ti mette skill drain ha già una buona dose di pressione. Sono davvero poche le situazioni in cui hai bisogno specificatamente di Dracossack per levare skill drain e poi vincere la partita, diciamo che è difficile come cosa. Quindi questa è stata la lista. Tutto sommato posso dire di essere contento, secondo me è stata una buona scelta questo
no. Io adesso devo andare al nazionale settimana prossima e sono indeciso sulle HT da giocare. Giocherò Traptrix. Mm-hmm. Sono indeciso sui gamma perché sono fortissimi. È innegabile, mm-hmm, questa cosa. Però io becco sempre due gamma e il pilota in mano. È un po' too much, nel senso. Lo so, purtroppo quella è un lato molto negativo di giocare gamma. Allora, purtroppo, secondo me Kashtira è il mazzo che ha più malleabilità per quanto riguarda l'entrap, perché è davvero forte anche di suo. Secondo me Kashtira se lo può permettere, però se un mazzo magari è un pochino più debole di engine, è rischioso davvero giocare gamma, può essere davvero rischioso. E allo stesso modo, discorso molto simile per Droll, perché Kashtira secondo me è l'unico deck del meta che può permettersi di non giocare Droll di main, anche perché ha Shifter. Sì, gli altri mazzi devono assolutamente. No, perché già, vabbè, Droll ce l'ho di main, c'ho in perma, c'ho Ash, e devo capire un attimo sti gamma, se sostituirli o giocarli, perché ho provato le palle di Ra e ammetto che a volte sono state risolutive, però ovviamente tributa 3 mi mangia la normal, quindi o c'ho la terreno che me ne fa fare un'altra o è pericolosa, però dopo dico la palla mi torna a me, non può essere distrutta, è un po' un casino, adesso dovrò testare. Probabilmente per Traptrix giocare senza normal in alcuni spot può essere un po' complicato. È quello il problema. Però sai, quando te becchi Samurai e cavolo c'ha Apollusa, Savage, Regulus e Barone, o concedi o c'hai qualcosa che gli sfonda il terreno. Sì, quello purtroppo è vero. Allora non saprei cosa consigliarti specificatamente, perché Traptrix non è un mazzo che ho provato. Sicuramente gamma può aiutare come lineup di HT, in quanto comunque una HT alto in pack. E da sola basti contro Samurai, purtroppo no, non si può dire. Però d'altro canto quasi nessuna entrap basta da sola davvero contro Samurai, quindi o giochi una versione con davvero tante entrap in modo da massimizzare la possibilità di vederne due, o comunque rileghi appunto il G1 più alla casualità e magari accetti di perdere da Samurai e aggiusti il matchup poi con la Sai. Va bene, allora questo, punterò sul fatto che probabilmente ci saranno più Pure del Kashtira, e poi quando andrò all'evento, se ce ne saranno più Samurai, dico vabbè, ci ho provato, ho sbagliato. Sì, anche questo diciamo che è un approccio. Diciamo che il nazionale italiano probabilmente è anche più imprevedibile di un evento simile, perché il nazionale italiano avrà, penso, 6 o 7 volte gli iscritti. Sì, hanno detto quindi, tipo 2000 persone, quindi ok, non so dove li mettono, però va bene. Sarà davvero un bel evento, e sicuramente specie ai primi turni ci sarà davvero di tutto. Ai tavoli alti sicuramente ci potremmo aspettare tanti Kashtira, però anche lì col fatto che c'è davvero così tante persone, così tanta varianza, non saprei nemmeno calcolare il numero di Kashtira, Samurai oppure lì che potrebbero esserci nelle fasi finali. Ma attualmente ho visto un po' quali sono i mazzi del meta e quali sono tutti gli altri mazzi che sono lì vicino al meta e quali sono T1 e mezzo. Cioè, attualmente le opzioni contro cui giocare sono veramente tante. Vai da Matmec, sì. Labyrinth, Kashtira, Samurai, Pureli. È veramente difficile. E in più è anche difficile scegliere le carte, perché tutti questi mazzi hanno dei playstyle davvero differenti e davvero tantissime carte sono potenzialmente forti contro alcuni e deboli contro altri. Beh, magari rischi di magari montare un mazzo che vince contro tot cose e poi prenderti un matchmatch che giustamente ti apre 3 HT più partenza, che è quello che per cui è montato il mazzo e batte facilmente. È davvero, cioè, questa varianza così forte si fa davvero sentire, perché anche un runic natura così a caso non è che è la cosa più bella del mondo. Sì, io infatti non posso dire che questo meta io proprio lo adori. Non mi dispiace, perché comunque è divertente secondo me da giocare e apprezzo quasi tutti i mazzi che ci sono, mi piacciono quasi tutti, però capisco che davvero a volte può essere frustrante avere così tanta variabilità, non è necessariamente un bene. Beh, da una parte cioè la gente a volte si lamenta perché c'è monometa, dall'altra c'è la gente che si lamenta perché il meta è troppo vario. È un po' un problema. Sì, questa è la dualità del gioco in un certo senso. Allora andiamo avanti, perché fare proprio il nazionale in Croazia? Allora, la mia scelta, in realtà scelta per modo di dire, perché non l'ho quasi avuta, è stata molto semplice. Il giorno del nazionale italiano mio fratello fa la cresima e io faccio il padrino, quindi non potevo assolutamente andare al nazionale italiano, e quindi ho pensato, posso fare un nazionale all'anno, vediamo se riesco a fare un nazionale almeno. Quindi ho sentito un po' in giro, avevo questi 3 amici che sono appunto Filippo, Lau e Federico, che l'anno scorso so che erano anche andati a fare il nazio fuori Italia e si erano ritrovati bene, quindi ho detto a loro: ma per quest'anno avete programmi? E loro, boh, non, sa-
sappiamo, anche quest'anno ci piacerebbe farlo fuori, ora vediamo un po'. E quindi mi sono, diciamo, unito a loro, abbiamo insieme trovato la Croazia, che appunto era molto economica, abbiamo speso davvero poco sia per il viaggio, che abbiamo fatto macchina sia per stare lì, e comunque era un nazionale appunto che ho potuto fare, e quindi questo è stato il motivo principale, cioè l'unico motivo in realtà. Quindi domanda importante, in un evento che risulta più piccolo rispetto al nazionale italiano, è più semplice toppare oppure la difficoltà è uguale? Allora, questa è una bella domanda, perché io sono partito molto prevenuto, sono partito andando lì dicendo vabbè, vado lì perché è un nazionale, comunque almeno gioco un nazionale quest'anno, altrimenti non l'avrei fatto, che nazionale sarà mai, 200 persone, è un regionale, quindi sono partito con aspettative davvero basse. Allora invece devo dire, probabilmente questo che sto per dire è anche dato dal fatto che abbiamo dovuto giocare tutto in un giorno, è stato come giocare un evento lunghissimo, perché giocare tutto il giorno, tutta la Svizzera più tutta la Top Cat lo stesso giorno aumenta molto appunto la fatica, quindi ti dico che alla fine del torneo mi sono sentito esausto, come se avessi fatto un qualsiasi tipo, cioè come se avessi fatto davvero un evento molto grande come può essere il nazionale in Italia. D'altro canto, questo tipo di nazionale, allora, in un certo senso potremmo dire che è più facile, di certo è meno prestigioso di un evento con 1200-1400 persone. Io stesso ti dico che secondo me un risultato come il mio al nazionale che ho fatto non può mai valere come lo stesso risultato fatto a un evento come il nazionale italiano, come il caro Marco l'anno scorso. D'altro canto invece, diciamo che le condizioni per fare bene erano più o meno le stesse. A me basta pensare che in questo evento un amico che è venuto con me ha fatto 6-2 e non è entrato in top cut, cioè per entrare bisognava fare 6-1-1 7-1, mentre invece l'anno scorso al nazionale italiano se non sbaglio è entrata gente anche con 8-3. Diciamo che sono risultati molto, sono paragonabili. Entrambi sono più o meno sullo stesso piano da questo punto di vista, quindi secondo me sono molto simili come tipo di evento. D'altro canto, come competitività, io mi aspettavo che i giocatori italiani fossero più in un certo senso accaniti. In realtà io non ho grandissima esperienza di big event, perché ne ho fatto solo due, ho fatto il nazionale italiano l'anno scorso e il YCS di Londra di quest'anno, quindi quello che dico è anche su piccola scala, in un certo senso non ho chissà che esperienza torneistica, però in realtà anche in Croazia ho trovato gente davvero agguerrita e che del gioco ne sapeva, quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso e secondo me il livello non era così male. Diciamo che mi sono un po' ricreduto, io partendo molto prevenuto dicendo vado a fare poco più di un regionale, invece secondo me è stato un bel evento. No, perché fare tutti i turni lo stesso giorno penso sia un'ammazzata, cioè io agli scorsi CS dopo 6-8 turni iniziavo a avere il mal di testa, immagino farsi tutto fino a mezzanotte. No. Abbiamo finito che era mezzanotte praticamente. No, più che altro penso che ci fossero anche giocatori esteri che erano venuti per fare il nazionale in Croazia, cioè non c'erano solo croati. Ti dico, in realtà non ce n'erano così tanti giocatori esteri, almeno di gente, abbiamo visto un altro paio di nomi italiani negli standings, non abbiamo avuto modo di vedere se effettivamente queste persone fossero italiane o magari croati con nome italiano, però la maggior parte dei giocatori che abbiamo visto erano quasi tutti croati. Ora non so, sicuramente qualcuno dall'estero sarà venuto, però la maggior parte erano davvero croati, direi sicuramente almeno il 90% erano della Croazia. E infatti anche nelle fasi finali, diciamo, quando ero a giocare le ultime partite della top, avevo diciamo tutte le persone attorno che ovviamente tutte tifavano contro di me, perché tifavano per il loro connazionale, giustamente. Solo che questa cosa in realtà, ok, lì per lì magari mi ha messo un po' di pressione, perché dico cavolo, io ho tre persone che tifano per me, tutti gli altri tifano per l'altro. D'altro canto invece anche alla fine del torneo molti giocatori croati si sono congratulati con me, sono stati gentilissimi e in realtà c'è stato un buon ambiente, cioè non mi hanno trattato male come se fossi lo straniero che gli viene a rubare il nazionale, mi hanno trattato come un giocatore come loro e mi sono trovato davvero bene. Ho trovato le persone davvero gentili. Aspetta, sono state gentili perché comunque avevi perso, nel senso aveva vinto il croato, nel caso avessi vinto questa gentilezza un po' meno forse. Vabbè, io ti dico anche nelle fasi prima del torneo c'è stato delle persone che hanno interagito bene con me, mi hanno i complimenti, tutto. Quindi non ho sentito questa cosa. Secondo me anche avessi vinto comunque avrebbero rispettato, sì, rispettato la vittoria e mi avrebbero trattato bene ugualmente. Almeno io ho avuto questa impressione. Secondo me ho visto un buon ambiente, tutto sommato. Secondo me non mi posso lamentare assolutamente. Ok, domanda un attimo off topic. Ma in Croazia che carte hanno? Nel senso, sono carte in lingua loro o sono in inglese? No, inglese. Okay. Sì, inglese. Bene, non c'entrava niente, così curiosità. Allora. No, non credo. Come ci si organizza effettivamente per un evento del genere? Nel senso, quanto bisogna testare? Quando devi iniziare a testare? Contro cosa testi? Allora, sicuramente
ovviamente dirò una cosa scontata che testare è importante, però allora diciamo il calibro in cui si vuole testare dipende molto da ciò che si vuole fare all'evento. Se si vuole eccellere, andare particolarmente bene, certo è importante conoscere tutti i matchup e avere soprattutto anche automatismi, sia per quanto riguarda le giocate in serie, conoscere i pattern di gioco, anche per quanto riguarda magari quando si va a sfidare, non perdere tempo. Diciamo che secondo me giocare veloce e non è quello che chiamerei istinto, è più quello che chiamerei automatismi. Arrivare alla confidenza col tuo mazzo al punto che le giocate ti vengono spontanee, in cui non ci devi stare a pensare, riconosci il pattern di gioco e subito vai a giocare. Questo specialmente ti aiuta nelle fasi finali. Infatti, io i game della top li ho giocati praticamente di automatismi, perché ero arrivato a un punto in cui, dopo aver giocato tutto il giorno, ero stanchissimo. Quindi ho giocato ricordandomi situazioni, analizzando la situazione sul momento e appunto muovendo le carte, diciamo per come mi veniva. E questa cosa deve essere automatica, perché se si perde troppo tempo a cercare la mossa giusta in game, vabbè, in primo luogo ovviamente non si può solo playare, quindi questa cosa rischia di andare contro di te. In secondo luogo è facile andare nel pallone e quindi non riuscire a reagire bene. Io non avevo grandissima esperienza col mazzo, in quanto, come ho detto, è stata una settimana prima, però comunque in quest'ultimo periodo ho giocato davvero tanto, cioè davvero tanto, ho giocato abbastanza e quindi diciamo ero molto familiare con il meta e con tutto quello che mi sarei dovuto aspettare e diciamo che mi piace pensare che al torneo, pur non conoscendo il mazzo come le mie tasche, ho giocato di fundamentals praticamente, ho giocato grazie alla mia esperienza, diciamo analizzando la situazione e trovando la mossa giusta. Infatti sono anche soddisfatto di come ho giocato per il torneo, mi duole davvero il cuore di non aver giocato altrettanto bene in finale, però d'altro canto riconosco anche i miei limiti, mi rendo conto che arrivati a quel punto purtroppo non sono riuscito a fare quello e va bene così. Non so se volevi sapere qualcosa di più specifico sul testing, così. Eh sì, nel senso, dov'è che testi? Solo in real? Anche simulatore? Cioè, dove ha senso testare? La maggior parte del testing, a mio malincuore, dico che la faccio online, perché giocando sul simulatore, diciamo, è la piattaforma più disponibile, più facile da accedere. Semplicemente quando hai un pochino di tempo, ti metti là, giochi, fai qualche partita ranked, dopo con qualche amico, impari, ti puoi analizzare i replay, conosci i pattern di gioco, ti abitui al gioco, prendi confidenza col mazzo e quindi diventi migliore. D'altro canto, giocare in torneo è un'altra cosa. Quindi anche la parte del testing IRL e tutto, avere un buon circle e tutto il resto, quella è la parte che fa davvero la differenza. Io non posso dire di aver contato troppo su questa cosa, in quanto ho anche altri impegni tra università e tutto, quindi molto spesso rilego il testing IRL più che altro alle situazioni vicine ai tornei, che sono magari tornei local così, e raramente diciamo mi trovo davvero a testare in vista di un competitivamente in vista di un evento. Però anche quella è una parte fondamentale, sia il testing IRL che quello online sono entrambi fondamentali, quello IRL più per la mentalità da torneo e per le abitudini, appunto, saper gestire anche la pressione, queste cose. Mentre il testing sul simulatore migliora più gli automatismi e il livello di gioco, la technical play, diciamo che più giochi ovviamente meglio rendi tecnicamente. Quindi nel pratico, oltre a dover conoscere il tuo mazzo, devi conoscere anche tutti quelli del meta, in modo tale da non Sì. rischiare di fare mosse a caso e fermare carte totalmente inutili. Sì, assolutamente. Diciamo che i simulatori ti pongono davanti a una grande varietà di possibilità di trovarsi, mentre IRL io capisco anche che se qualcuno non ha un circle appositamente competitivo, si ritrova spesso a testare contro i soliti mazzi e questo può essere un po' dannoso, in quanto si prendono delle abitudini magari sbagliate di giocare sempre contro gli stessi mazzi e non contro altri. Quindi secondo me un buon alternarsi dei due tipi di testing è quello che è la chiave Edo per il Pro è totalmente non utile perché comunque è tutto automatico, quindi non riesci neanche a entrare nella mentalità. Allora, io non mi sento di andare contro Edo Pro, però personalmente non riesco a testare online fuori da Dueling Book. Ok. Gioco da quando ero piccolo, gioco solo su Dueling Network, e crescendo gioco su Dueling Book. È molto difficile per me, diciamo, fare il passo. Secondo me, a livello di gioco competitivo, il simulatore manuale è troppo superiore. Ok. Però sono un po' di parte, No, lo ma sono ammetto. completamente d'accordo perché c'è il computer che te lo dice lì. Se ti dimentichi qualcosa, non ci puoi fare niente. Esatto. E in più, cioè, ti fa rendere conto anche delle interazioni con l'avversario. Io, ad esempio, su DB, per quanto possa sembrare stupida come cosa, a me aiuta molto anche
fare il judge su DB, perché comunque ti fa vedere tante situazioni di gioco, tante... Cioè, capita spesso che magari io abbia voglia di Yu-Gi-Oh! Ma non di giocare. E questa è una cosa, diciamo, mia, ogni tanto mi capita, e quindi mi metto lì e judge delle partite. Sono contento perché aiuto delle persone, accolgo, diciamo, la mia voglia di giocare a Yugi, cioè di Yugi più che altro. Mm-hmm. Detto tutto questo, secondo te, il gioco è pay to win o no? Allora, sarebbe un po' ipocrita se dicessi che il gioco è pay to win dopo essere andato in Croazia con un mazzo completamente pestato. Però sicuramente è necessario avere le carte fondamentali. Di certo, senza le carte forti non si va da nessuna parte. D'altro canto, secondo me non c'è un paywall così grosso da impedire a un nuovo giocatore di approcciarsi al gioco. Semplicemente, se a uno piace giocare e si trova bene, e non vedo perché non andare al local con anche un mazzo poco costoso, fare amicizia, e poi si vedrà che crescendo, cioè a livello di playering, quindi andando avanti, diventando più forte, facendo nuove amicizie a causa del gioco, diciamo, nel momento in cui si vorrà andare a fare un evento, ci saranno moltissime chiavi, moltissime porte da aprire. Per esempio, molte persone, anche del mio local, vogliono fare il nazionale, non possiedono tutte le carte. Siamo una community, ci si aiuta. Io sono anche fortunato perché a Pisa c'è una community molto grande e siamo tutti amici, davvero è una community fantastica. E quindi aiuta volentieri un amico, e anche se lui non ha le carte, non hai soldi per fare questo, per avere determinate carte, si trova un modo, gli si prestano, comunque un modo c'è sempre, secondo me. No. Secondo me la paura di quanto si può spendere non deve fermare dalla... No, il ragionamento era ancora più specifico, nel senso, solo se spendi puoi vincere, nel senso, solo spendendo te basta vincere, o in realtà... È più una questione del il gioco è pay to play, nel senso, se io voglio giocare competitivo devo spendere. Poi ovvio che secondo me il gioco non può essere considerato pay to win, in quanto se tu non sei skillato non ci arrivi a quei livelli, nel senso, tu sei arrivato secondo perché c'erano automatismi, avevi testato tanto e tutto il resto. Cosa? Perché sai quanta gente con cash tira c'era all'evento e quanta gente è stata fermata al secondo turno? No, quello è vero assolutamente. Sì, sicuramente avere il mazzo non basta, quello chiaro. Di fatto, diciamo, tutto quello che, cioè, secondo me, almeno per la mia opinione, quello che ho detto è più importante del mazzo. Cioè, secondo me, applicando il testing serio e una preparazione specifica a un torneo, si può fare bene anche, cioè, veramente, non dico con qualsiasi mazzo, perché comunque il gioco ha un power creep importante e sarebbe ipocrita dire che qualsiasi mazzo può vincere. Però davvero, secondo me, ci sono tantissime opzioni anche per chi non vuole giocare il top tier, il mazzo che costa tanto, il mazzo più forte, per qualsiasi motivo. Secondo me, quindi, sì, assolutamente è più importante il player del mazzo. Sì, sono d'accordo. Vorrei ricordare comunque che Purely costava 40 euro e chiunque mi dice che il meta costava probabilmente non ha comprato Purely quando serviva. Allora, l'ultima domanda: quando vai a un evento del genere, comunque non sei in Italia, diciamo, l'italiano non credo sia stata in Croazia la lingua più diffusa, come fai? Con l'avversario che ti parla in croato, con i judge che al massimo ti parlano in inglese, è una merda. Io dico, per quanto riguarda il giocare, questo non è malissimo, in quanto, diciamo, Yu-Gi-Oh! È una lingua universale, le meccaniche basiche del gioco si capiscono, bene o male l'inglese è quasi universale, molta gente lo conosce, quindi per comunicare con l'avversario io non ho avuto problemi, sono riuscito a comunicare facilmente. Allora, per quanto riguarda altre cose, per esempio i primi turni, le comunicazioni all'evento erano solo in croato, quindi ogni volta dovevo andare alla judge station e dire... Potete dire per favore che cosa è stato appena detto? Grande Konami. Quindi ok. Allo stesso modo, in Top Cut, per esempio, ci sono stati dei momenti in cui il mio avversario e il judge magari parlavano in croato. Questo, per esempio, mi dava un po' fastidio perché ovviamente poteva star dicendo qualsiasi cosa. Di fatto, allora, io ogni volta che mi scrivo un evento confido nei judge che ci sono. Ovviamente non mi metterei mai a accusarli, quindi confido nella loro buona fede, sono sicuro che loro abbiano seguito le policy Konami seppur parlando in croato. Mi ha un attimo dato fastidio il fatto che magari io non capissi quello che stavo dicendo in quel momento, però per esempio quando ho espresso il mio dissenso a questo proposito sono stati disponibili a tradurmi quello che hanno detto, quindi magari più una cosa che lì per lì non ci pensi, sei abituato a parlare croato, anche se c'è un avversario italiano parli croato. Però comunque io devo dire che il language wall non si è fatto sentire più di tanto, è stata comunque un'esperienza buona. Ok, bene. E due cose un po' off topic, la prima domanda è: ti è mai capitato di insultare l'avversario in italiano? No,
No, non mi è mai capitato. Ma praticamente non mi è mai capitato in realtà di insultare in generale il mio avversario, perché ho trovato tutti avversari. Certo, c'era quello un pochino più schivo, così, però in generale ho trovato tutta davvero gente con cui ho avuto un rapporto umano, e anche un paio di persone davvero brave con cui anche su Facebook, per esempio, mi hanno scritto dei complimenti sul gruppo di Kashtira. È stata davvero gente brava. Ok. Non ho avuto esperienze negative. No, no, io solo con i tedeschi. Vai. E la seconda domanda che me l'ha chiesta un amico a caso, gli ho chiesto quali domande potessi farti, ha detto waifu preferita di Kashtira. Cosacco Drago, Cosacco Drago, migliore dai tempi di Dragon Ruler. Bisogna vedere adesso se su Rule 34 c'è qualche fan art di. Non ci tengo a scoprirlo, però. Va bene, va bene, bene, abbiamo finito. D'accordo, allora ti ringrazio per questa opportunità, diciamo, sono contento di comunque aver esposto ciò che è stata la mia esperienza, e niente, spero di aver motivato almeno qualcuno a approcciarsi a Ma. questo mondo che è davvero bellissimo. E va bene, ragazzi. Ringrazio ovviamente Francesco per essere stato qua e aver fatto l'episodio del podcast insieme a me. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.